In uno dei commenti di qualche giorno fa mi è stato chiesto: mica, ma non fai un video in merito alla figuraccia che Elon Musk ha fatto nella presentazione del Cybertruck? Yeah. Oh my fucking god. E quindi oggi voglio analizzare un po' perché dal mio punto di vista non ha fatto per un cazzo una figuraccia, ma anzi, ciò che ha fatto gli è servito per vendere ancora, ancora di più. E chi ti dice il contrario non ha capito proprio un cazzo di marketing, di vendita e di posizionamento di un brand all'interno della mente delle persone. Che cosa è successo qualche giorno fa? Eravamo ancora negli Stati Uniti d'America e Elon Musk ha presentato il suo nuovo Cybertruck. Allora, partiamo da un presupposto, sono leggermente di parte perché io stesso ho una Tesla Model S 100D e quindi amo un po' il mondo di Elon Musk, amo tutto quello che lui fa, amo la sua genialità, la sua voglia di spingersi sempre oltre i limiti. Quello che è successo è che durante la fase di presentazione di questo Cybertruck, che è stato presentato da Elon Musk come la macchina indistruttibile, no? Il pick-up indistruttibile che addirittura ha tutta una serie di funzioni che ti permette di mettere il letto dietro nella parte quella dove devi caricare la roba, insomma veramente una figata di macchina. Dal mio punto di vista a me piace tantissimo, ma ripeto, io sono molto di parte. Ma che cosa è successo? Allora, questa macchina è indistruttibile. Durante la prima fase di presentazione, quello che Elon Musk ha fatto vedere è che con un martello da demolizione, ok, ha chiesto al suo assistente di boom, martellare la macchina. Quello che è successo è che la scocca della macchina non si è scalfita di nulla. Non si è scalfita proprio di nulla, neanche un graffio. Allora, nella fase successiva ha detto: vabbè, ok, adesso proviamo con il vetro. Allora, il suo assistente aveva in mano delle sfere di metallo di 2-3 kg, una roba del genere, e le ha lanciate, le ha scagliate contro il vetro. Oh my fucking god! Well. Subito dopo ha preso la seconda palla di metallo e l'ha lanciata contro il secondo vetro. E anche questo secondo vetro si è rotto. It didn't go through. A quel punto Elon Musk, davanti a tutta la platea, davanti a tutto il pubblico e anche in collegamento streaming in tutto il mondo, ha detto, ha bestemmiato e, e subito dopo ha detto non doveva andare così, però vabbè, l'importante è che la sfera di metallo non ha oltrepassato il vetro. Quindi in realtà, da un punto di vista di sicurezza, quello che ha fatto vedere Elon Musk, per quanto non fosse ciò che lui sperava, è stato veramente funzionale, perché non è mai esistita ad oggi una macchina, a parte i blindati, ma non è mai esistita ad oggi una macchina a uso comune dove le persone potessero stare sicure che se viene lanciato magari un qualcosa di pesante non oltrepassa la parte del vetro e quindi non colpisce poi la persona. Quindi di fatto quello che è successo e che ha fatto scalpore è che tutti hanno iniziato a parlare, blaterare, perché ovviamente non vedono l'ora di vedere una persona di successo che è completamente visionaria rispetto a tutte le altre, che sbaglia, no? La gente sembra godere quando le persone sbagliano, ma in realtà quello che Elon Musk ha fatto non è uno sbaglio. Elon Musk è stato trasparente e ha fatto vedere anche al suo pubblico, ai suoi fan e ai suoi haters, quella che è la sua totale trasparenza anche nei test che tante volte, nonostante vengano fatti magari dietro le quinte con estremo successo, magari in pubblico queste cose non riescono bene e ci può stare, ma non si è nascosto dietro un dito. Ha reagito come ogni singolo essere umano avrebbe reagito davanti a un pubblico. Oh my fucking god. Well. Oppure avrebbe reagito magari in privato. Lui l'ha fatto in pubblico. E questo, dal mio punto di vista, è ciò che le persone amano di Elon Musk. Personalmente, ripeto, io sono un amante di Elon Musk e lo amo anche per questo. Lo amo per le cose belle, per le cose un po' così così, ma anche le cose così così, come in questo caso questa presentazione, rendono Elon Musk ciò che lui è realmente, ovvero un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono raggiungere qualcosa di impossibile e trovano in Elon Musk quella persona in grado di proiettarsi lì. Questo, dal mio punto di vista, è il vero segreto di una persona di business che ottiene risultati straordinari rispetto alla maggior parte delle persone lì fuori. Siamo abituati ad avere costantemente persone che fakeano, cioè fanno fake costante. Vogliono far vedere che sono sempre felici, vogliono far vedere che tutto va sempre bene, vogliono far vedere che loro sono i maghi di tutto quanto, che sono i migliori di tutto quanto. Questa roba non vende più.
Oggi se vuoi vendere, se vuoi essere una persona diversa, se vuoi posizionare i tuoi prodotti, i tuoi servizi, devi dire ciò che è bello e ciò che è brutto. Non devi nascondere gli scheletri dentro l'armadio. Non ce n'è motivo, perché oggi in un mondo dove tutti cercano di prendere per il culo il prossimo pur di vendere, tu che magari sei quella persona che non si vuole assolutamente nascondere, che leva tutti i veli e che apre tutti gli sportelli degli armadi e fa vedere le cose per come stanno, automaticamente sei percepito autentico. Questo è quello che fa la totale differenza tra Elon Musk e tutti gli altri di fuori. E poi un'altra cosa che le persone non tengono in considerazione è che questa è stata una grande opera di pubbliche relazioni. Per quanto non fosse premeditata da Elon Musk, quello che è successo è che si è scatenata una serie di costante di PR, ok, nei giorni seguenti, anche tuttora che sono passati. Quanti giorni sono passati? Poi di settimane. Ancora se ne parla. Ancora se ne parla. E questo quello che rende veramente unico un prodotto o un servizio. Si dice bene o male, l'importante è che se ne parli. E questo è vero. L'importante è che se ne parli. Il problema è che le persone non arrivano a quella fase perché? Perché hanno paura che ciò che fanno possa essere criticato. Allora, fino a quando tu avrai paura che ciò che fai possa venire criticato, non andrai mai da nessuna parte. Se vuoi ottenere risultati diversi dalla maggior parte delle persone, devi avere il coraggio di fare le cose che possono essere attaccate, che possono essere a cui le persone possono sputargli, anche a cui le persone possono lanciargli merda, perché dall'altra parte stai pur certo che se qualcuno lancia merda al tuo prodotto, al tuo servizio, a quello che tu stai facendo, è perché qualcuno però lo sta amando, qualcuno però ti sta giudicando in maniera positiva per ciò che sei veramente, per la persona che sei veramente. Tutto gli si può dire a Elon Musk fuorché che non sia una persona trasparente. E questo dal mio punto di vista è veramente un grande segreto che un imprenditore oggi dovrebbe avere. Più sei trasparente e più le persone ti amano. Quindi il consiglio che oggi voglio dare è questo qui. Dal mio punto di vista, quello che fa veramente la totale differenza è essere diretti e parlare e dire le cose per come stanno. Non devi inventare assolutamente nulla, non devi preoccuparti che qualcosa magari non sia perfetto o meno. La perfezione non esiste. Quello che la gente vuole è autenticità, e l'autenticità è anche qualcosa di imperfetto. La perfezione non esiste, l'imperfezione è ciò che rende umano un prodotto, un servizio, è ciò che rende umano un brand, e tutto ciò che è umano viene automaticamente, attira automaticamente persone come te e come me, che prima o poi capiranno che magari quel prodotto, quel servizio è molto meglio di altri.